Allora mi dica Alberto, come posso aiutarla? Dottore, l'ho chiamata perché temo di fare una sciocchezza. Oh, adesso si calmi. Prendo un bel respiro e mi racconti tutto dall'inizio. C'è poco da dire. Paola mi ha lasciato per uno psicologo inglese. Oh? Well. Dottore, mi aiuti, la prego. Sono disperato. Faccio pensieri terribili. E guardi, perdo i capelli a secchiate. Amico mio, lei ha bisogno di distrarsi, di non pensare più a lei. Lei la fa facile. Non riesco nemmeno più a dormire, e quando ci riesco, sogno di essere scialpi. Scialpi? Sì, un parrucchiere degli anni 80. A Paola piace molto. Lei ricorda la sua infanzia. E per un po', dimentica la malattia. Malattia? Che malattia? Paola soffre di aerofagia orale cronica. Ma non solo, la grande quantità di mentine che è costretta a ingurgitare, le ha lentamente deteriorato parte delle facoltà cognitivo-intellettive. Una volta ogni 4 giorni, pensa di essere un clacson. Oh my goodness! E lei cosa fa? Niente. Le do dei pugni in fronte e maledico il governo. Finché non si addormenta.